Ciao a tutti e bentornati su Fallout Shelter. E abbiamo fatto virtualmente passare circa 3 ore, poco più immagino ora che è passato qualche altro minuto. E questo perché non volevo dare troppo tempo, perché sennò rischiamo di far morire tutti i nostri esploratori all'esterno. E parlando di esploratori, vediamo che è successo. Allora, abbiamo Francesca Ferrari e Tomomi Hiroshi, che vediamo un po', come lo potremmo chiamare? È una signorina, per cui, essendo signorina, non c'era nessuno che volesse prendersi l'onere. Per cui la lasceremo Catherine, però sono un po' forse antiquato, ma darò il cognome maschile. Volevo dare un doppio cognome, ma non si può fare. Per cui sarà così. Maschile prima però, perché sono un po' old style. Ora, non pensavo che ci sarebbero già state delle nascite. Oh, meno male che Andrea e Sofia hanno deciso di divertirsi. Bravissimi. Vi aspettavamo lo scorso episodio, ma non siete affatto stati pronti. Oh, e abbiamo Lorenzo Serra con Nerissa Kane. E come da volontà di Lorenzo, avremo un Ciriola nel Vault 210, però senza cognome. Non posso darmi un cognome, al massimo potrei dire LP. Ma sì, dai, facciamo Let's Play. Bel cognome. Comunque, sono io che non assomiglio affatto a me, ma andrà bene così. Ok, abbiamo il nostro Ciriola nel Vault, attenzione. E poi cosa gli faremo fare a questo Ciriola? Non ne ho idea. Anche lui è carismatico, eh? Giustamente, essendo venuto come figlio di Lorenzo. Comunque, abbiamo qui, rimandiamo la signorina Fran a fare Radaway. E qui ci torna cortesemente a fare Steampack. Ora, quanti Steampack abbiamo? 2. Non è il caso di azzardarsi a fare eccessivi sprint. E anzi, potremmo iniziare a pensare di fare dei laboratori da 2. Non mi piace moltissimo come si sta strutturando la cosa qui, perché qui diventerà da 3. Poi potrei fare un'altra struttura da 2. Però prima voglio unire i generatori, e per cui il problema è che se adesso facessi un generatore da 3 e poi ci fosse una qualche invasione di scarafaggi e quant'altro, sarebbe la fine per il nostro Giulio. E non abbiamo molte altre persone da portare avanti, per cui non. Oh, ragazzi, io sto parlando a caso. Sì, abbiamo sbloccato la classe, bravissimi. Ma cosa ne è dei nostri esploratori? Stanno bene? Franco Maria sta bene? Luca sta bene? Oh, stanno tutti bene dopo 3 ore. Bravissimi. Hai trovato abito formale e tuta militare a 168 tappi. Poi, guarda qui, armatura da predone, pistola, fucile, armatura da combattimento. Abbiamo una tuta da mercenario, che dà anche percezione, agilità e fortuna, quella che ha anche Luca. Ok, non stiamo male qui, non stiamo male. Non stiamo affatto male. Ok, Catherine, vedi, è abbastanza intelligente. Ottimo. Ottimo così. Ora, dovremmo iniziare a pensare alla classe, che l'abbiamo sbloccata, mi sembra il minimo. Assegna abitanti qui per aumentare l'intelligenza. Ce la fa il nostro Mandy? Mandy, giusto, sì. Vediamo, teniamolo sott'occhio un attimo. Penso che ce la faccia. Sì, non dovrebbe esserci problemi. Ah, intanto Andrea, che mi sta oziando adesso, dobbiamo rimandare a lavorare. Il resto è tutti al lavoro, tutti a fare cose produttive? Bravissimi. Che se volessi fare qui un avanzamento da 3,
Dovrei anche in questo caso mandare giù Francesco. Ci potrebbe convenire comunque. Però in due sono comunque pochi in realtà per una stanza da tre. Ne vorrei almeno tre persone. E quindi al momento non si può far. E non ti avevo mandato giù io? Beh, ora l'ho fatto sicuramente. Allora, la classe ci serve perché dobbiamo aumentare drasticamente l'intelligenza. Io qui non voglio di suggerire, c'è un attimo di tutti. Allora, perché io voglio uno aumentare i laboratori? Sì. In realtà questo potrebbe già diventare per il rado, potrebbe diventare da due. E quindi facciamo finta che questo diventerà direttamente un rado qui da due. Anche se in realtà no, perché io qui ci volevo fare. Qui ci volevo fare la sala fitness da 3 direttamente. Non si può fare. Quindi è un problema di spazio. Questo è il discorso. Andiamo un po' di zoom out. Come organizzarci per questa cosa? A parte il fatto che ci mancano le persone, e va bene. Intanto, quanto ci costava l'upgrade della radio? 2250. Anche quello verrà fatto appena avremo un po' di soldi da parte. Vorrei fare un po' di sprint, ma non li farò perché non abbiamo veramente radaway. Potrei fare lo sprint per i radaway, scusate, per gli steampack, ma no. Va bene, facciamo così. Posponiamo i discorsi dei laboratori. Per ora facciamo una classe da 1, in modo da lasciare libero lo spazio per fare un laboratorio da 2 qua, e poi semmai scaviamo. Facciamo così. La classe da 1. E tra i due, quello che sicuramente necessita di più studio al momento è Tomomi. Ci vado un po' a studiare in classe, Tomomi. Anche se non c'è nessun professore, quindi non so esattamente come. Poi studierai, penso, con tua figlia appena sarà cresciuta. La manderò lì per dare una mano. Ma comunque sia, lasceremo Sofia in assistenza con Fran. E lasceremo la signorina Catherine Duncan da sola al momento. Perché di Radway ne abbiamo meno bisogno rispetto agli steampack. Sì, penso possa andare. Non abbiamo tantissimi soldi, eppure questo non è una cosa bella. Comunque, adesso il nostro obiettivo a breve termine è quello di ottenere 5 altri abitanti. Per poter iniziare a pensare alla sala fitness, una volta che facciamo rientrare gli esploratori, iniziare a farli addestrare a bestia. Qui come andiamo? 2 ore e 3 ore. Mi sento così bene. Meno male. Sei asmatica la situazione più che sentirsi bene, ma ok. Altre persone a cui far aumentare la percezione ne avremmo e come, perché abbiamo, a parte il discorso degli esploratori, abbiamo i signori qui che stanno al depuratore. Ci potremmo andare Brenda Simmons, visto che è una stanza da due? Oppure potremmo puntare a far maxare Enigma. Sapete che vi dico? Puntiamo a far maxare Enigma e non facciamo sprint. Potrebbe essere rischioso, ma abbiamo qualche persona da buttarci dentro in caso di problemi. Quindi speriamo che questo sia sufficiente a tappare i buchi. E il primo livello di Tomomi, 1 ora e 18. E il suo modo di studiare è fissare una lavagna. E si sentono dei rumori strani. Comunque, fissa la lavagna tutto il tempo necessario, almeno un'altra ora. E poi avrei tipo un'illuminazione. Ah, questo gioco. Ora, lì abbiamo altri pupi che fanno livelli. Ottimo, Gabriele. Comunque, altro pensiero che ho fatto. Quando ci saranno queste stanze da tre, a prescindere da tutti i vari abitanti che uno ci può mettere dentro a lavorare, che dovranno essere specializzati almeno in quella caratteristica,
Voglio che ci sia sempre per ogni stanza da tre almeno una guardia, può anche essere una pippa, cioè se si trattasse proprio di un laboratorio da tre, la guardia con meno intelligenza della storia ma armata pesantemente. Perché in caso di, non dico per forza attacchi da predoni o Deathclaw, ma in caso anche di scarafaggi e quant'altro, voglio che ci sia almeno qualcuno di bello cazzuto per resistere a qualsiasi problematica venga dal sottosuolo. Più che gli incendi, perché gli incendi abbiamo visto non essere troppo problematici. Quindi Enigma che fa? Prende appunti. Brava, prendici appunti. Ora, come andiamo qui a Stimpa, 4 minuti e 30. 8. Ce la rischiamo, lo so, lo so, lo so, grandi. Bene, questo perché? Perché qualche sprint lo voglio fare e abbiamo 4 steampack. Va bene, allora gli sprint li facciamo nelle stanze piccole però. Facciamo così. Sprint. Massimo stanze da 2 per ora. Abbiamo troppi pochi steampack e troppe poche persone nel vault. Ok. Ok, ce ne puoi fare un altro? Sì. Che ci servono soldi, signori. Ci servono. 41, va bene. Mamma mia. Ci stanno ripagando dei fallimenti della scorsa volta. Qui, stanza da 2. 30% va bene. Fallito. Sono scarafaggio a fuoco. Fuoco, dovrebbero allora farcela da soli senza neanche usare gli steampack. Qui è da sola, non si può fare assolutamente. Qui è da solo e non lo faremo anche se la stanza è da due. No, immagino che le cose ci debbano andare bene così come sono. Quindi noi rivediamo un attimo. Abbiamo la stanza, la porta del vault che va fatto l'upgrade, ma mi hanno detto varie persone che non è qualcosa di drastico, cioè che un Deathclaw anche con la porta aumentata al massimo arriva e dà uno sputo ed entra. E quindi non ci interessa. Qui alloggi, per ora ne possiamo tenere. Ah, ne possiamo tenere solo 34. Quindi il nostro obiettivo è di arrivare a 35. Con questo alloggio sarebbe comunque impossibile. Per cui, piuttosto che fare un nuovo alloggio che ci occupa spazio che al momento non abbiamo, penso di fare un penso sia anche l'ultimo upgrade che si può fare a questo alloggio. 1500. Potrebbe essere la nostra priorità prima della radio. Anche perché qui i depuratori penso si possano entrambi migliorare. Sì, 1500. E questo quant'era? 1125. No, ok, la priorità la daremo a questi da 3 forse. Questo è già migliorato, sì. Oh, ci manca poco per ottenere 2000 acqua. Poco è relativo. Diciamo poco. Che potrebbe quasi valer la pena fare degli sprint pure qua, ma. Non saprei. Vabbè, vediamo la situazione dei nostri esploratori e capiamo meglio qui come gestirci il tutto. Cirriolo Let's Play. Fa strano vederlo. Qui stanno iniziando ad essere un po' feriti. E un po' irradiati. 3 ore e 30 più o meno tutti. Vuol dire che ci metteranno un'ora e mezzo a tornare. Potrebbe valer la pena aspettare 4 ore forse. Ma visto che 4 ore non ce l'avremo. E io voglio che tornino nel prossimo episodio. Potrei quasi quasi dire di rientrare a tutti. Forse conviene. Anche perché ci hanno anche dei tappi. Tappi che ci servono per fare l'upgrade del dormitorio. Facciamo così allora. E poi vedremo di assegnare un po' di armi, armature e quant'altro. Guarda Franco Maria quanti soldini ha preso. Gli steampack li aveva finiti. Luca no. Va bene. Guarda quanti soldini. Ottimo, ottimo. E penso siano finiti. Perfetto. Anche un livello per la signorina Catherine. Non credo ci sia molto altro che possiamo fare quest'oggi. Se non iniziare a ipotizzare a qualche upgrade.
Ma mi hanno detto che l'upgrade delle sale d'addestramento cambia molto poco i tempi, cioè è più una questione di quante persone stanno nella stanza che dell'upgrade della stanza stessa. Però, che dire, immagino sia un qualcosa di relativo. Ad acqua stiamo abbastanza bene. Ci mancano altri 3 bambini. 15 armi, fra l'altro noi ne abbiamo 7. Fatemi un attimo rivedere quante armi ci stanno portando. 2, 3, 4, 5. Ancora non ci bastano. Ancora non ci bastano, ma va bene, penso che con un'altra spedizione ci dovremmo arrivare. Perché io questi cosi qua, insomma, come li chiamano in italiano? Non lo so. Questi, non so. Perché questi sono quelli che si usano anche per fare le bottle mine. Sono quindi i tipo sacchi del pranzo, i cestini del pranzo. Non lo so come li chiamino. Anzi, se lo sapete in italiano come si chiamano, fatemelo sapere che sono molto curioso. Comunque, noi dovremmo anche pensare a fare altri bambini. E questo potrebbe essere un obiettivo adesso, visto che ci sono tornati qua giù. Potremmo far figliare. Ma a noi non ci serve tantissimo il carisma, e questo è il problema. Noi ci serve adesso percezione, ma in realtà abbiamo aumentato i generatori, per cui ci servono persone con forza. Falco. E non volevo dare da te. Non l'aveva richiamata? Torna, 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 torna. Ok. Ma un attimo ho preso il panico che non avessi detto di tornare. Falco e Marta. Stiamo lasciando sguarnito un generatore da 3 slot. Ma amen, perché ci servono figli forti e in salute. Penso che ci siamo detti più o meno tutto per questo episodio. Faremo andare avanti il tempo anche qui. E visto che rientro tra un'ora e mezza, vediamo un attimo le stanze queste. 6 ore, Enigma. Ah, perché questo è in base al suo livello di forza. Quindi Enigma ce la staremmo giocando tantissimo per farla maxare. Perché lei ha percezione 5. Tra l'altro sono curioso di vedere se anche qui gli oggetti non danno più bonus una volta che si ottiene il livello massimo. Ma non credo in realtà, non credo. Comunque, quindi, più è alta la percezione, maggiore è il tempo che ci vuole ad allenarsi. Il che ha molto senso. In più, se ci mettiamo il fatto che è da sola, forse aumenta. Oh, buoni tutti, e questa stanza è molto grande. Cencio che vuole essere un cuoco alternativo. Anzi, lui voleva essere semplicemente alternativo. Ma lo manderemo ad aiutare a spegnere l'incendio perché. Certo, ok che dici no, uno mentre cerca di rimorchiare vuole un attimo creare una situazione hot. Ma qui sono stati un po' troppo letterali. Comunque, stavo dicendo, vorrei trovare un compagno per Enigma, se questo l'aiuta a ridurre i tempi. Che potrebbe momentaneamente aumentare la percezione. Voi non c'ha veramente senso che lo facciate. Vediamo, vediamo, vediamo. Avrai momentaneamente un aiuto di Nerissa. Facciamo così. Vediamo se i tempi si abbassano minimamente. Sei ore e 24 è rimasto invariato. Non saprei. Però se rimane invariato, al momento non posso permettermi di avere una stanza da 3 con una persona sola all'interno. Qui abbiamo quasi i soldi che ci servono per fare l'upgrade dei dormitori. E ci mancano 160 unità d'acqua per ottenere questo altro obiettivo. Va bene. Ora inizieremo a far fare parecchi lavori interessanti al signor Falco quassù, perché finora è stato, penso, il maggior padre di questo Vault prima che venisse rinominato. Perché in effetti i generatori sono abbastanza importanti se uno si vuole espandere. Quindi, che dire? Lasceremo Falco nelle sue opere di corteggiamento e noi andremo avanti di qualche ora. Varrebbe quasi la pena andare avanti di 6 ore?
col fatto di Enigma là, perché dopo la vorrei far tornare a lavorare. Qui avremmo un altro parto. Dopo loro, qui sarebbero tornati tutti gli esploratori. 6 ore e 30. Sì, era leggermente più basso il tempo, ma di poco. Va bene. Allora direi che ci vedremo tra circa 6 ore e 30. Ma prima possiamo arrivare a 35 abitanti. Ottimo. E Falco ha talmente poco carisma che non viene cagato da Marta. Anche lei ha così poco carisma. Non si guardano di striscio. Questo è un problema, ragazzi. Vi prego, mettetevi d'accordo, eh? Non facciamo cavolate. Carino però l'upgrade con tutte queste salette, cose varie. Penso che ora sia al massimo, vero? Sì. Va bene. Spero che vi riconciliate e spero che nulla accada che ci distrugga il volto 210. Al prossimo episodio e fra finte 6 ore e mezza. A presto.